aveva provato il monopattino elettrico nel suo piazzale, proprio qui alle mie spalle si era verificata la brutta caduta. Adesso, dopo alcuni giorni di ricovero, Remo Lucci purtroppo è deceduto a causa delle gravi conseguenze riportate nell'incidente. La caduta risale allo scorso 12 giugno. Nell'incidente Lucci, 67enne, storico autocarrozziere della zona, aveva riportato vari traumi. L'elisoccorso Pegaso lo aveva così preso in carico e trasportato d'urgenza in codice rosso al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime, poi via via sono andate peggiorando. Quindi il drammatico epilogo che ha lasciato sgomento e dolore nella località alle porte della città. È la prima volta che nel territorio aretino un incidente con questo mezzo costa la vita a qualcuno. Quando, cioè, penso perché ogni monopatino devi un po' sapere come funziona, non sono facili da usare, anzi per i bambini sono, mi sembra, più pericolosi. Purtroppo per lui non è andato bene. Si riapre così tutto il dibattito sulla pericolosità dei monopattini. Pericolosissimi sono, io li incontro e vanno, camminano, e dal momento che ritrovo che ci sono dei problemi anche per le macchine a causa delle buche, io, cioè, vivo nel, quando lo vedo vivo nel terrore, questa gente, come anche le biciclette, però i monopattini in particolare. Ci vorrebbe il casco obbligatorio, secondo lei? Il casco obbligatorio, ci vorrebbe che la gente usasse più la testa, ci vorrebbero diverse di queste cose.